Ehi là ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questo nuovo vlog. Dopo tanto tempo che non facevamo un vlog, l'ultimo risale al 1956, oggi siamo tornati per altre notizie, altre novità e altre domande inutili a cui rispondere. Prima di tutto, siamo verso fine ottobre ragazzi, è già quasi finito ottobre e sapete cosa vuol dire? Halloween, esatto. Vi anticipo già che molto probabilmente ad Halloween faremo una live di sera, quindi dovrebbe essere giovedì 31, molto probabilmente ci sarà una live di sera. Gli orari poi non li so, comunque vi dovrebbe arrivare la notifica in teoria. Questo già proprio ve lo dico subito e così ce lo mettiamo da parte. Seconda cosa, domani dovrebbe finire la nuova serie delle 6, che non è più nuova, ma è andata. E il 30, 31, quando cacchio esce, non lo so, Luigi's Mansion 3 lo porterò già sul canale e sarà una serie delle 6. Quindi aspettatevi anche quello. Non lo so purtroppo, non so. Adesso non mi ricordo se esce il 30 o il 31, ma in ogni caso lo porto appena mi arriva. Cioè, se mi arriva il 31, lo porto il 31. Se mi arriva il 32, lo porto il 32. Ok? Io ragazzi sono ancora qua con Astral Chain, che tipo l'ho comprato perché ho detto, vabbè, dai, lo compro e lo porto, no? Poi vabbè, allora mi hanno messo Link's Awakening, mi hanno messo il mese dopo Luigi's Mansion 3, mi hanno messo il mese dopo Pokémon Spada e Scudo. Non lo porto più Astral Chain praticamente. Un'altra cosa che volevo dire sempre riguardo le live è che ultimamente le sto portando un po' così quando capita, robe così, e in teoria non mi piace molto come cosa, ok? Questa programmazione di live andava bene magari quest'estate, perché comunque c'era molto più tempo libero e molti di voi appunto non avevano scuola, quindi c'era molto più scelta nel giorno, cioè nel senso lunedì, martedì, mercoledì, giovedì era indifferente comunque la giornata. Invece adesso devo tenere da conto che durante la settimana giustamente voi avete anche scuola, alcuni di voi, poi magari altri hanno lavoro, altri c'hanno i cacchi loro, che cacchio ne so. Sta di fatto che ci ho pensato un po' su e la questione live va un po' rivista. Vanno un po' rivisti i giochi da portare, perché comunque dato che adesso io posso fare una sola live il mercoledì, poi dipende dal giorno, a volte può essere martedì, a volte mercoledì, a volte giovedì. In ogni caso, se posso fare una sola live a settimana, quella live è di un solo gioco e questo mi limita molto su quello che posso portare e cosa no. Quindi andrebbe un po' rivista come situazione generale. E molto probabilmente inizierò a portare anche altri tipi di giochi. Avevo detto che avrei iniziato a riportare i giochi horror in live, perché i giochi horror sono giochi che non posso fare come serie normale, dato che con tutti i tagli che faccio, proprio così, non è godibile, non crea l'atmosfera giusta, ok? Invece, magari portando un gioco come può essere Amnesia, come può essere Penumbra, o comunque giochi horror con anche alcuni con delle trame, e farli in live rendono molto di più. Oppure portare giochi tipo, questo me l'ha fatto capire Abzu, perché c'è il gioco, però io riesco a fare sia il gioco che la chat, che molte volte non è così. Cioè molte volte è gioco perché devo giocare, poi quando c'è la pausa del gioco controllo la chat, che però ormai è già andata giù. Diciamo che devo essere più presente su entrambe le parti contemporaneamente. Dovrei farmi crescere altri occhi. Comunque non preoccupatevi, a questo ci penserò ovviamente io col tempo, inizierò anche a capire come gestire il tutto. In più voglio già annunciarvi che molto probabilmente, adesso io sto aspettando il Black Friday a novembre, molto probabilmente comprerò un game capture per fare le live, in modo che posso portare anche giochi da console. Vi avevo pure detto che avrei riportato molto probabilmente Zelda Breath of the Wild. Ecco, aspettatevi di tutto. Detto questo, io penso che possiamo iniziare già con le domande. Vi ricordo, se volete lasciare una domanda, hashtag c'è posta per LAN. Partiamo con Pietragli del Sasso, c'è posta per LAN. Come hai fatto a registrare la scena con la felpa a fine video con sto caldo? Questo riguardo al fatto che ero andato in vacanza. Beh, ma quello in realtà è stato semplice. Praticamente ho aperto l'armadio, ho preso una felpa e me la sono messa. Lord Shen, c'è posta per LAN. Hai mai giocato a Pokémon XD o Pokémon Colosseum? Sì, perché è stato tipo il primo gioco che ho comprato quando ho rimediato il GameCube. C'era tipo lo sconto, roba così, allora ho detto lo devo prendere. E tra l'altro la cosa divertente è che tipo avevo comprato il GameCube, solo che non c'aveva la schedina SD. No, la schedina SD, che cacchio dico, la memory card. E non avendo la memory card non potevo salvare il gioco. Quindi cosa succede? Che io ho comprato Pokémon Colosseum perché, non so se lo sapete, ma alla fine del gioco vi dà O, e O potete trasferirlo su un altro tipo di gioco, che può essere Verde Foglia, quei giochi lì. Io l'ho fatto esclusivamente per avere O,
E praticamente ho dovuto finire tutto il gioco senza salvare. È stato un macello. Cioè ci ho messo tipo un sacco di ore e volevo morire. Però sì, l'ho giocato. Non ho giocato a XD, che in teoria è quello con Lugia Oscuro, che sarebbe anche più bello. Però c'era quello. Mattia Neri, ci posso parlare? Non porterei mai Super Mario 3D World con Bob? Vorrei. Il problema è che non mi riesco a trovare con Mr. Bob, se non nelle festività o nelle vacanze, che però molto spesso passiamo in altri modi. Cioè nel senso, non è che stiamo a registrare, facciamo altro. Il problema è che purtroppo lui non è qua e quindi non ci si riesce mai a rimediare. Gianmarco Mele, c'è posto per l'anno. L'Anulf, quali sono i tuoi anime preferiti? Fai una top 3. È complicata come cosa. Innanzitutto, non so se lo sapete, ma praticamente esiste un sito che si chiama My Anime List, dove col tuo profilo te puoi segnarti tutti gli anime che hai visto, quelli che vuoi vedere, quelli che hai in programma e robe così. Puoi dargli dei voti, dove se appunto cercate l'Anulf, cioè cercate il mio profilo, cioè il mio profilo, lì vedete tutto quello che ho visto, tutto quello che sto guardando, tutto quello che voglio vedere, con i voti. Quindi i voti, ragazzi, comunque prendeteli molto alla larga, perché comunque, a parte che non sono un critico, non so dare dei voti, sono cose personali, che ok, questo mi è piaciuto di più di quell'altro, però insomma sono molto indicativi. Ed è molto difficile dare un voto a degli anime, quindi una top 3 in ordine di importanza non te la so dire. Ti posso dire quelli che mi sono piaciuti di più, che possono essere Sword Art Online, il primo, però solo il primo, perché poi gli altri sono andati un po' a calare, cioè stanno perdendo il significato di cosa dentro il gioco, ok? Poi vabbè, c'è anche No Game No Life, molto bello anche quello. C'è Key Project, oppure anche Tokyo Ghoul e Psycho Pass, che proprio sono di un altro genere, però sono molto belli. E basta, principalmente a me piacciono un po' tutti gli anime, cioè non è che guardo una sola cosa, io svario da un sacco di generi. Però appunto, se cercate l'Anulf My Anime List e trovate il mio profilo, e vedete quello che guardo, insomma. Fantasmardo, c'è posto per no, è sbagliato, non la leggo questa. Dylan Emperor, no scherzo. Se porti qualche Paper Mario, intenzione di portarlo in live o come serie delle 18? Dipende, perché se dovessi portare tipo Paper Mario, il portale millenario, quelli vecchi, molto probabilmente lo farei come live. Se invece dovessi portare quelli nuovi, non lo so, perché sarebbe difficile. No, molto probabilmente anche quello lo porterei in live. Quindi live. P. Dylan MN Pereira, ci posso parlare quando farei delle reazioni su God of War 2018? Ma perché dovrei fare delle reazioni su God of War 2018? Cioè non ho seguito neanche la saga di God of War e so che solo è un gran gioco e boom. Leonardo non pari. Pino assume le sue vitamine giornaliere. Pino non assume vitamine di niente. Pino assorbe la luce e il bene che c'è nel mondo e vive con quello. Giulio Esposito, c'è posto per l'anno. Cosa ne pensi di Attack on Titan? Che è un bell'anime. Cioè mi è piaciuto tanto. Sto aspettando l'ultimo, quello che dovrebbe essere l'ultimo arco, credo. Non lo so, non finisce più. Hanno diviso questa ultima arcata. Tipo, vabbè, non sto seguendo il manga, quindi a me non piace seguire i manga. Infatti se vedete io non guardo manga per niente, non li leggo mai. Quindi non spoilerate nulla, vi ammazzo, cioè vi banno a prescindere. Riccardo Saiyan 4, c'è posto per LAN? Hai mai letto un manga di Zelda? Ecco, riguardo a ciò no, perché non leggo manga. L'ho visto però, perché c'era tipo anche nella biblioteca qua da noi, c'è la sezione con il manga di Zelda. Io ho detto, ma hanno fatto un manga di Zelda, va bene, fammi sfogliare un attimo, era una schifezza. Ice Ferris, c'è posto per l'anno. Che lavoro vorresti fare, a parte YouTube, sempre se lo vorresti fare? Vorrei fare il programmatore, no, lo sviluppatore di giochi. Cioè quello che praticamente dà le idee e poi fa sviluppare al suo team tutta la roba. Con team di sviluppo intendo, vabbè, c'è il reparto grafico, il reparto che programma le robe. Mi piacerebbe anche sempre programmare qualcosina. Il problema è che mi ci devo mettere lì e non c'ho tempo adesso. Però sì, in generale è quello. Per quanto invece riguarda tutti quelli che mi stanno chiedendo Breath of the Wild, raga, vi ho già detto, arriverà. E molto probabilmente lo faremo in live, perché non penso che lo porterò di nuovo come video del... E te? Ciao. Cosa vuoi? Ho detto manta. Dai, vieni qui, no, Fatti vedere. Fatti vedere da loro, dai. Ciao. Tu live? No, non siamo in live, sto registrando. Ah, ok. Pataleti catti? Tu, Fitio? No. Vedi le domande? Ya? Yeah. Ecco, sono loro che parlano. Cioè, loro scrivono e io rispondo. Bello.
Ma è sempre appello. Può fare io? Può registrare? Tomante? Va bene. Sì. Lo faremo. Allora io faccio. Ora fatto un attimo. Fedele. Sì, ciao. Ciao. Niente, raga. Facciamo una cosa. Se volete fare delle domande anche al comandante, scrivete pure anche c'è posta per comandante. C'è proprio hashtag c'è posta per il comandante e fate la domanda che è ridicola sta cosa. Va bene, penso che possiamo terminare qua per oggi. Va bene? La cosa sta degenerando un po' troppo. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima cosa. Ricordate le domande e basta. Ciao. Ciao a tutti.